Perdere una domenica di mare non vale l'affetto verso la propria squadra. Le ragioni del cuore prima di quelle di un'estate che aveva regalato un weekend all'insegna del bel tempo. Devono averla pensata più o meno così i tifosi del Chieti. Ore 10, stadio Guido Angelini. O meglio, nello spiazzale antistante. Per dire che vorrebbero più rispetto e scelte più chiare e decise da parte della dirigenza. Per rendere chiaro quello che proprio a molti non sembra andare giù. E allora la sciarpa, la bandiera e il cappello restano a casa, come tutte o quasi le domeniche d'estate. Fuori scarpette, calzettoni, pantaloncini e divisa, o sarebbe meglio dire divise, nero-verdi. Casacche che attraversano anni di storia, quella per la quale chi risponde all'appello vuole lottare. Presentazione della squadra, rosa amplissima per l'occasione. I tifosi diventano per un giorno giocatori, provetti dirigenti, un preparatore atletico, allenatore e la tradizionale foto di rito in posa. Poi succede che l'allenatore, quello vero, quello designato, quello prossimo alla presentazione, Gabriele Morganti, si presenta davvero per l'incontro decisivo con la dirigenza. E allora, prima di rendersi conto che il luogo del summit non sarà quello, c'è tempo per fare due chiacchiere con i tifosi che sono lì. Riaperta una vecchia ruggine, un gestaccio che Morganti, durante un Chieti Frosinone di qualche stagione fa, rivolse alla tifoseria neroverde. Tutto chiarito, l'allenatore marchigiano ascolta, raccoglie la delusione di chi un percorso netto, delineato, non riesce a vederlo. A Morganti arriva una telefonata, l'incontro sarà altrove. Qualcuno ironizza sul fatto che la dirigenza sembra fuggire dal confronto con i supporters. In pochi minuti la riunione improvvisata tra tifosi e allenatore è sciolta. Morganti sale in macchina e si allontana. Muretto laterale e irriducibili si danno appuntamento lì vicino e per schiarirsi le idee, fare il punto di una situazione che al 21 luglio a Chieti dice ancora poco. Due giocatori in rosa, Battisti e Di Giampaolo, che avevano salutato qualche ora prima la piazza, in cui hanno ottenuto tanti successi, e un presidente che fallite le trattative per passare la mano a Genovese prima e di Cosola poi, è costretto ad andare avanti con le proprie forze. Troppa distanza, però, è troppo grande la frattura con i tifosi. Alle 17:21 il sodalizio nero-verde annulla la conferenza stampa di domani, che avrebbe dovuto essere quella della presentazione di Morganti. Tutto rimandato, con il tecnico che rischia di essere già un ex. Primo un incontro con la delegazione dei tifosi per rasserenare l'ambiente. Il tecnico e la rosa possono attendere. E intanto è il 22 luglio e a Chieti la storia è ancora tutta da scrivere.